una sconfitta un po' pesante contro un avversario diretto, anche perché venivate da due risultati positivi e le incertezze palesate forse a livello dei progressi che ci si aspettava sotto il livello del gioco lasciano un po' di dubbi. Ma sì, è sconfitta che brucia, che fa male, perché stavamo arrivando anche noi da un buon momento, però il campionato è questo, sapevamo che è tosto e dobbiamo riuscire a stare dentro in questi momenti, perché è sempre stato un su, giù, su, giù, su, giù, bisogna cercare di rimanere sempre più lineari, e è un percorso di crescita, ci stiamo lavorando, dobbiamo lavorarci di più e non dobbiamo farci abbattere troppo da questa sconfitta perché è ancora lunga. Abbiamo dato segnali importanti, stiamo dando segnali importanti, ancora lunga come ho detto prima, e quindi bisogna lavorare perché c'è tanto da lavorare e avanti. L'ultima cosa, venivate da un anno e mezzo quasi di certezze sul modulo, ne cambiate tanti ultimamente, a volte non sempre li digerite però, almeno questa è l'impressione, cosa ne pensi tu? Ma io penso che i moduli sono sempre un numero, dipende sempre come va a interpretare la gara. Forse oggi dovevamo e potevamo essere un po' più coraggiosi e quando venivano nella nostra zona essere un po' più forti sul pressing, però è andata così. Penso che sia stata anche una partita da pareggio, perché poi c'è stato rigore, Jack è stato bravo a pararlo, però poi nel momento che poi dopo abbiamo reagito abbiamo avuto due occasioni noi con Silvio. Però è andata così, testa alta perché è ancora lunga, c'è tanto da lavorare, però io credo in questa squadra perché vedo allenare i ragazzi tutti i giorni e sono convinto che ce la faremo.